Continua a crescere il numero dei vaccinati in Sicilia. Dall'avvio della campagna vaccinale anti-Covid, nell'isola sono state somministrate complessivamente 4.421 dosi di farmaco su altrettanti cittadini rientrati nel target attuale previsto dal Piano Nazionale Sanitario. Solo ieri, giovedì 7 gennaio, i vaccinati in Sicilia sono stati 8.552. Sull'argomento abbiamo sentito il dottor Giuseppe Catania, segretario regionale del Sindacato Medici Italiani. La vaccinazione è essenziale alla situazione come siamo, sotto attuale, perché vaccinarsi con questa situazione di grandi decessi che ci sono state in tutta l'Italia, in tutto il mondo, il vaccino è essenziale, vaccinare tutta quanta la popolazione, è chiaro. E poi almeno il 70%, se si riesce a vaccinare il 70% della popolazione, e siamo in condizione, il restante 30%, di utilizzare la cosiddetta immunizzazione di gregge. Questa è una situazione importante. Anche io dico, il problema di raggiungere questa situazione, bisogna fare delle selezioni, perché non, vaccinare soggetti che già sono stati, sono già immunizzati, perché hanno avuto, e ce n'è molti, che hanno già avuto il contagio dell'infezione virale e si sono già creati gli anticorpi specifici ad hoc, cioè non ha senso vaccinarli perché sono già immunizzati e guariti. Quindi fare uno screening per andare a vedere dal punto di vista sierologico se i soggetti hanno già la presenza di anticorpi IgG, IgM, dal punto di vista già neutralizzanti, non ha senso la vaccinazione. Poi c'è una situazione da fare. Cioè, io ero propenso per dire, momentino, creiamo degli anticorpi, momento che già li conosciamo, gli anticorpi di coloro che hanno già superato la situazione virale, cominciare a costruire degli anticorpi cosiddetti monoclonali e fare delle sieroprofilassi passive, ogni mese cercare di immunizzarli ed avere la situazione sotto controllo e quindi fare una situazione ben precisa. Però dico, allo stato attuale, uno stato di confusione si è creato a livello mondiale. Purtroppo la vaccinazione è un momento essenziale e quindi bisogna allargarla a tutta la popolazione. Ecco, il vostro ruolo di medici di famiglia in questo senso, come mai, come si spiega lei questo anche aumento di contagi in Sicilia, di ritornare in zona rossa almeno per certe province? Allo stato attuale siamo sicuramente in zona rossa, non siamo né arancione né gialla né rossa, ormai perché l'RT ormai si trova già, si parla di 1,73, quindi siamo in una situazione di zona rossa. Perché dico la situazione c'è questo incremento in Sicilia? Perché si sono fatti pochi tamponi, pochi screening, tra l'altro dico, penso che la popolazione già che è venuta a contatto col virus, eccetera, sarà più del 50%, sono convinto. Il problema di non avere un dato preciso è dovuto al fatto della mancanza di screening a livello di tamponi. Più tamponi si fanno e più ci sono soggetti che sono venuti a contatto col virus. Molti saranno già stati contattati e guariti, molti sono asintomatici e molti sono soggetti che hanno preso la situazione. Quindi il problema di questi numeri che salgono è un problema di riduzione che si è fatta, proprio c'è una situazione di campionamento molto ridotto, quindi bisogna cercare di fare uno screening ancora molto più allargato e ci saranno molti più casi di quelli che sembrano. Il vostro consiglio verso i pazienti che e bisogna, bisogna darete. vaccinarli, è necessaria la vaccinazione per cercare di ovviare a questa ondata malefica del virus Covid, che purtroppo è importante per cercare di liberarci di tutte queste mascherine, di queste cose, cercare di vivere, perché stiamo cadendo da una pandemia virale, una pandemia dal punto di vista economico, sociale, è una cosa gravissima che si sta verificando.